Dalla tua parte, stop alla violenza di genere. Questo è il titolo dell'incontro organizzato da Banca d'Alba al Teatro Giorgio Busca di Alba per parlare di violenza di genere con i giovani delle scuole albesi degli istituti superiori. In compagnia del dottor Bertoluccio, criminologo, nonché responsabile dei servizi sociali di Alba. Dottor Bertoluccio, questa mattina abbiamo parlato di violenza di genere con tanti ragazzi, erano presenti tutti i ragazzi delle scuole albesi, praticamente degli istituti superiori di Alba. Un messaggio che vogliamo dare per, come dire, capire un po' un attimo come bisognerebbe comportarsi. Ma allora io trovo interessante perché da un lato gli esperti che hanno partecipato hanno fornito dei dati, hanno cercato di illustrare il fenomeno, i dati in aumento, questo fatto che i numeri non regrediscono, ma dall'altro è stato dato un messaggio anche interessante alle giovani generazioni, come diceva la procuratrice, sono il presente oltre che il futuro. E quindi è stato sostanzialmente sono state date alcune informazioni sull'accoglienza delle persone offese dal reato e quindi di recarsi tranquillamente nei locali delle forze dell'ordine, presso le stazioni carabinieri o presso i commissariati di polizia, anche solo, è stato detto, per parlare, per confrontarsi sul fenomeno. E poi sono stati fatti chiari inviti alle ragazze perché riescono a cogliere da subito i segnali di una escalation di violenza che poi, se non viene contenuta, diventa drammatica. E anche ai maschi nel cambiare la cultura maschilista, nel superare questo tema della cultura patriarcale che ha fatto in questi anni solo danni e quindi di assumersi responsabilità in questo senso. Io credo che appunto la storia di questi giorni di Giulia abbia delle novità e una delle novità è che gli uomini, una parte di uomini ha deciso di dire di no alla violenza e di impegnarsi in prima persona. Ci sono tutta una serie di iniziative di uomini che fanno delle marce con le scarpette rosse, è stato accanto alle scarpette rosse alcuni hanno anche cominciato a mettere le scarpe dei bambini, le scarpe degli altri adulti e quindi mi sembra ci siano interessanti appunto dei segnali interessanti di un'evoluzione, di un'attenzione diversa che speriamo porti poi di buoni risultati. Dottor Bertoluccio, il capitano Santoro, del Carabinieri di Alba, ha parlato anche di un po' di statistiche legate anche alla città di Alba, da non sottovalutare, perché lui faceva presente che poi ci sono dei numeri di quelli che sono i codici rossi attuali che non sono proprio piccoli, per quanto riguarda, poi per una città come Alba, in sostanza. Ecco, cosa si sta facendo sul territorio proprio per far fronte a queste esigenze di concreto? Sì, ma intanto bisogna dire che il tema della violenza, come ci insegna la criminologia, va letta sullo sfondo del cosiddetto fenomeno del numero oscuro. Cioè le denunce, sono una parte dell'emersione del fenomeno, non sappiamo quello che c'è di sotterraneo. E quindi lui ha detto bene, cioè è un dato, che aumenta negli anni, si assesta intorno a una cinquantina da qualche anno, non sappiamo se però questo realmente corrisponde a tutti i dati reali. Potrebbe essere che il dato assolutamente in realtà è solo di una parte che denuncia oppure invece di una grande maggioranza che denuncia, questo rimane il grande mistero. E credo che la città negli anni ha costruito un'ottima rete, una rete che prevede che lavorino insieme le forze dell'ordine, i servizi sanitari con i consultori della psicologia, eccetera, i servizi sociali che io rappresento, e abbiamo degli sportelli sull'accoglimento appunto delle donne offese dal reato e del mondo del volontariato, oltre che di una serie di altri attori molto interessanti, per esempio quello dei commercianti, in qualche modo, dei farmacisti, di tutte quelle figure professionali che hanno contatto quotidiano con le persone, quindi che hanno possibilità di fare da tramite rispetto alla richiesta di aiuto.